questo presepe. Amen. E ora iniziamo il conto alla rovescia. Tutti insieme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo di Natale, siamo a Garbagnate Milanese, esattamente davanti alla Basilica Giuseppe Maccabei. Sono qui in compagnia del dottor Mario Marone e di Vincenzo Soleo, gli ideatori di questo bellissimo albero luminiscente. Allora, dottor Marone, secondo anno di questo albero, in queste dimensioni, di questa fattezza, una gioia vederlo realizzare. Assolutamente sì, noi come Associazione La Piazza ogni anno facciamo un'installazione diversa. Gli ultimi due anni sono stati anni difficili per la pandemia e quest'anno abbiamo voluto riproporre l'albero dell'anno scorso, ma con qualcosa in più, il presepe, che è una cosa molto importante a cui teniamo molto. In questo periodo faremo anche delle esposizioni dei presepi realizzate dalle associazioni nella parte posteriore della basilica, e quindi è una tradizione che noi vogliamo portare avanti. E poi questo tappeto rosso, che è un qualcosa di più, dà gioia, festa e introduce a tutto ciò che è il Natale. E dobbiamo ringraziare Vincenzo Soleo, perché l'artefice e chi ha realizzato materialmente sia il presepio che l'albero è proprio lui. E quindi grazie Vincenzo per questa collaborazione. A tutti. C'è una collaborazione, sì. Immagino. Io, Mario mi ha coinvolto dicendomi proviamo qualcosa di diverso, ha parlato che l'anno scorso avevamo lo stesso albero, quest'anno dovevamo fare qualcosa in più e abbiamo dato un risalto a quello che è anche il presepe, la natura del Natale, la natività. Allora abbiamo cercato di fare, abbracciare l'albero al presepe davanti alla nostra basilica. Abbiamo anche voluto dare risalto alla piazza con questa passatoia rossa che è evocativa, esatto, al Natale. Con questi due alberi con due colori particolari, l'argento, il bianco e l'oro, che si mischiano, che danno un effetto molto caldo. Non l'ho fatto da solo, eravamo in tanti, c'era anche l'artefice di questo albero, che è fatto artigianalmente come la capanna, è l'amico Mario Semeraro, che ci ha aiutato con la sua forza e le sue idee. Poi la nostra creatività ha fatto il resto. Ecco, però non finisce qui, vero, dottor Marone? Perché la piazza, l'associazione La Piazza, ha in serbo delle sorprese. Insomma, è un po' una tradizione, non è neanche tanto una sorpresa, che è la notte, la Santa Notte del 24 dicembre, e insomma, cosa farà? Certo, all'uscita delle due messe di Natale, quella delle 9 e quella di mezzanotte, ci sarà un'animazione come sempre, ci saranno i gazebi delle associazioni, ci sarà la possibilità di gustare il vin brûlé, il panettone, il risotto che verrà preparato dalla famiglia dei Bacioc, ci sarà anche una sorpresa, un concerto di un gruppo che sono gli Uxmal, che faranno animazione, due concerti dopo le due messe, quindi sarà veramente una serata che ci ricorderemo. Ma la manifestazione è non solo l'accensione, perché è allietata anche da un concerto di... Certo, c'è Ingrid Pizzarelli, che è una cantante molto molto brava, che ha accettato di fare con noi e per noi questa sera un concerto delle canzoni della tradizione del Natale. La stiamo ascoltando in sottofondo ed è veramente un qualcosa che ci introduce al Natale. Imagine my
Bene, siamo giunti al termine di questa edizione straordinaria di Speciale One TV Natale dalla piazza di Garbagnate Milanese davanti alla Basilica di Giuseppe Maccabei. Ringrazio i miei ospiti e a voi tutti, vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 21 con Speciale One TV. Ciao ciao!